Grazie Presidente. Dunque, se quello che stanno dicendo i colleghi è che lavorare in commissione è stato difficile, lo confermo perché effettivamente alla delibera ci lavoriamo da tanto tempo, come ha riassunto perfettamente il consigliere Chiossi, con audizioni della federazione, tanti incontri dei municipi, eccetera. Però effettivamente ci sono stati dei problemi in commissione proprio per via di questi pareri, per superare i quali appunto si è reso necessario un emendamento. Quindi per fare chiarezza, risulta in questo momento depositato un unico emendamento che ha il parere favorevole e che serve a superare le osservazioni contenute nel parere del Dipartimento Sport sul testo depositato. Quindi un unico parere, un unico emendamento con parere favorevole. E detto ciò, i contenuti della delibera di fatto non cambiano, quindi io non capisco perché si dice che la delibera viene stravolta. Parliamo di strutture che sono e restano di competenza esclusiva dei municipi, di strutture che hanno una situazione di totale, che parola posso usare? Non vorrei dire abusivismo, però non è, in questo momento sono gestiti da soggetti senza alcun titolo. Alcuni lo hanno avuto forse 20 anni fa, poi nel frattempo è scaduto, altri forse non lo hanno mai avuto. E l'obiettivo della proposta è semplicemente quello di dire ai municipi: cari municipi, ricordo nel 2017, quando iniziamo a lavorare sulla proposta, alcuni municipi risposero che non erano presenti strutture con queste caratteristiche, non erano presenti circoli bocciofili all'interno del loro territorio e che comunque la competenza non era loro. Quindi, per capire la situazione dalla quale siamo partiti, questo è un passo in avanti molto importante. Quindi, con questa delibera, entro 2 mesi i municipi dovranno comunicare l'elenco dei circoli bocciofili che saranno allegati poi al regolamento, ed entro 6 mesi avviare le procedure per assegnarli con titoli legittimi, perché ripeto, il 100% dei titoli attualmente in essere non sono di fatto in essere, quindi questi sono gli obiettivi della proposta e che continuano ad essere pienamente validi. E quindi per questo motivo ribadisco la difficoltà che hanno avuto i consiglieri di opposizione, effettivamente l'abbiamo avuta anche noi consiglieri di maggioranza, lo confermo, siamo del tutto insoddisfatti del tipo di supporto che è stato dato da parte di alcune strutture. Detto ciò, vogliamo andare avanti. Finalmente siamo riusciti a trovare una soluzione e quindi vogliamo votare questa delibera. Grazie.